Gaudeamus, Gaudeamus. Non perdo altro tempo, ringrazio Simone Tacerini. Il libro si intitola, ha un titolo molto, molto interessante e intrigante, che penso poi ci verrà illustrato, L'Apocalisse dei Templari. E il sottotitolo è Missione e destino dell'ordine religioso e cavalleresco più misterioso del Medioevo. Vi ringrazio moltissimo di essere qui con noi oggi e vi lascio a Simonetta Cerini e all'Apocalisse dei Templari. Grazie a tutti. Grazie. Innanzitutto ringrazio moltissimo Maurizio Calì e tutta l'Associazione Italia Medievale, che è un'associazione che da 10 anni ormai si segue comunque il mondo della medievistica, della divulgazione della storia del Medioevo attraverso vari canali. Io ricordo che il libro che ha preceduto l'Apocalisse dei Templari, e cioè La Rivoluzione dei Templari, l'ho presentato a Milano proprio per la prima volta proprio grazie a Maurizio Calia, Italia Medievale. Quindi questo secondo libro con cui torno a Milano e torno appunto con questa associazione. E quindi un grandissimo ringraziamento. Grazie anche a tutti voi di essere venuti numerosi a questo appuntamento. Questo nuovo libro invece si intitola L'Apocalisse dei Templari. E qui bisogna cominciare a spiegare perché ho scelto questa parola così importante e così evocativa. Apocalisse, lo ricordo, significa rivelazione ed è il titolo dell'ultimo dei libri della Bibbia. Per varie ragioni, la scelta di questo titolo e dell'uso di questa parola l'ho fatto per varie ragioni, soprattutto per 3 ragioni. La prima è che apocalittica era l'aria che si respirava tra i primi crociati che si recarono a Gerusalemme dal 1095 in avanti. E cioè, questo è un ultimo apporto, diciamo, della storiografia sulle crociate. Molti storici hanno fatto notare, Andrei Vaucher tra gli altri, hanno fatto notare come il contesto in cui nacque la cosiddetta prima crociata, che fece seguito quindi all'appello di Papa Urbano II nel 1095, il contesto era quello di un'attesa escatologica pronunciata, che caratterizzò anche quindi tantissimi fra i primi crucesignati, quindi fra i primi crociati che presero la via di Gerusalemme. In questo senso il fatto di recarsi da Occidente a Gerusalemme aveva, in che senso era un'attesa escatologica? Perché, come ben sapete, la fine dei tempi, immaginata e evocata quindi dal libro dell'Apocalisse, aveva dei passaggi che si erano determinati appunto, e ormai erano abbastanza definiti, e cioè si attendeva l'arrivo dell'Anticristo, si attendeva la seconda venuta di Gesù Cristo, e quindi l'immagine su cui si conclude l'intera Apocalisse di San Giovanni, quindi tutta la Bibbia, è proprio la discesa della Gerusalemme celeste. Da questo bene, per così dire, comune della collettività e della coscienza rinnovata di avere qualche cosa da dare agli altri, scaturisce l'ordine dei Templari. Si riuniscono, vanno dal re di Gerusalemme, Baldovino II, e grazie al re vengono sostenuti anche dal patriarca di Gerusalemme, che è il loro primo superiore. La fraternità religiosa viene fondata quindi a Gerusalemme, siamo nel 1120, e il re concede loro la propria sede, delle proprie sedi, e cioè il cosiddetto Tempio di Salomone, che in realtà era il palazzo
di Salomone, ma che viene conosciuto dai pellegrini sotto il nome di Tempio di Salomone e che è l'attuale moschea Al-Aqsa. Quello diventa la casa madre dei Templari e al tempo stesso il loro quartier generale. Ecco, questa è la chiesa di San Levignante a Perugia, se prima dei restauri. Possiamo vedere anche l'immagine successiva. Ecco, questa è la stessa chiesa, appunto con la controfacciata, e possiamo forse anche proseguire. Ecco, questo è un particolare, come vedete, della parte sinistra della controfacciata. Seguendo le suggestioni offerte da questo affresco, che come vedete è frammentario, dal punto di vista estetico abbastanza rozzo, è stato definito come stile appunto dagli storici dell'arte, scritto proprio con, disegnato, dipinto con uno stile decisamente popolare, decisamente, sembra quasi un fumettone direi io, no? E comunque molto frammentario, però a mio parere proprio anche in questo suo essere così popolare dice bene, racconta molte cose a proposito dei Templari. L'affresco, come vedete, si compone di quattro scene sovrapposte l'una all'altra. In basso è illustrata una scena di combattimento a cavallo fra i cavalieri del Tempio e i loro avversari. Forse possiamo procedere un attimo con... Adesso l'avete vista insieme, ecco, questa è la scena, andiamo ancora avanti. Anche queste due immagini fanno parte della prima scena. Vedete tutti, lì poi ritorneremo, il gonfalone Bossan. La seconda scena è invece, possiamo andare avanti quindi, ecco, qui vedete un gruppo di frati templari in abito bianco conventuale che si sporge ad una fortezza della Terra Santa. Vedete, c'è la croce anche in alto a destra e affronta un leone, un grande leone fulvo, poi vedremo meglio cosa succede. Possiamo anche proseguire e questo è un particolare su cui poi ritorneremo. Infine c'è una terza ragione per cui ho scelto di usare la parola Apocalisse. Quest'anno infatti, 2012, ricorre il 700° anniversario dalla soppressione dell'ordine, avvenuta nel 1312 con la bolla Vox in Excelso redatta da Papa Clemente V e pubblicata durante il Concilio di Vienne. L'ordine del Tempio, qui non insisterò mai abbastanza, ma ai miei tempi si faceva la controinformazione. Allora, qui c'è necessità di fare un po' di controinformazione. Ogni tanto si sente dire che i Templari sono stati condannati dal Papa, dal Re, non si capisce bene da chi. In realtà i Templari non furono mai condannati, perché l'ordine dei Templari fu sciolto per provvedimento amministrativo dal Papa, che del resto era l'unico superiore dell'ordine, quindi come tale era l'unico che aveva la disponibilità e la possibilità di sciogliere l'ordine in qualunque momento lo desiderasse. Il Papa sciolse l'ordine prima che venisse pronunciata la sentenza sulla colpevolezza o sulla innocenza dell'ordine. Scelse di farlo per questioni diciamo varie che, se volete, poi approfondiremo in seguito. Quello che mi interessa che si sappia è che l'ordine non fu mai condannato. In seguito altri importanti ordini furono sciolti dal Papa, come fu il caso dell'ordine dei Gesuiti, per esempio. Possiamo dire che il rogo di Jacques de Molay, l'ultimo maestro templare, il 18 marzo del 1314, suggella col fuoco la piccola apocalisse dei nostri templari. Cosa
c'entrano i Templari, che sono visti spesso come i campioni nella lotta contro l'Islam, no? Da una propaganda che fa riferimento ad un'opinione pubblica non storiograficamente, diciamo, accertata. E i Templari c'entrano perché sempre attraverso le cronache, per ora sono gli unici citati, non vuol dire che non ci fossero anche gli altri, però le cronache che ci sono arrivate parlano solo di loro per ora. Sono gli unici fra i cristiani latini che in quell'epoca, XII-XIII secolo, si univano a questi pellegrinaggi e anzi diventarono per tanti il riferimento per poter ottenere proprio queste reliquie miracolose.